La protesta dei sindaci della Locride si è spostata stamane nel comune di Ardore, un presidio democratico dei cittadini e degli amministratori del comprensorio contro il ritardo nell'esecuzione dei lavori del tratto della nuova statale 106 che partendo da Locride dovrebbe arrivare ad Ardore. Tripla truffa ai danni dell'INPS nella Locride, scoperta una catena di illeciti dalla Guardia di Finanza, nei guai una pensionata benestante e i suoi due figli. Reale 6, tutti assolti gli imputati del processo scaturito dall'indagine dell'antimafia per il reato di scambio elettorale politico-mafioso. Tra gli imputati anche l'ex sindaco di San Luca, Sebastiano Giorgi. Ha segregato una donna inglese conosciuta su Facebook e l'ha ripetutamente violentata insieme ad alcuni connazionali, arrestato a Rosarno dalla polizia un cittadino del Burkina Faso. Linea Aperta ha presentato ieri ai suoi telespettatori Maria Teresa Fragomeni, il nuovo assessore regionale con delega al bilancio, alla programmazione economico-finanziaria e alle politiche del personale. Una intervista a 360 gradi sul futuro della regione e sugli imminenti impegni della nuova giunta Oliverio. È stato lo scienziato di origine spagnola Salom, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, a chiudere il programma degli incontri pubblici di fisica organizzati dall'Associazione Culturale Scolè in collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore Pietro Mazzone di Roccella Ionica. Bentrovati a questa nuova edizione del telegiornale di Telemia. Continua il presidio dei sindaci della Locride per protestare contro la viabilità e il sistema dei trasporti in Calabria. Oggi il nuovo presidio dei sindaci della Locride si è spostato ad Ardore. Sentiamo. Il comitato dei sindaci della Locride ha indetto due giornate di presidio democratico per reagire allo stato di precarietà in cui versa la strada statale 106, principale arteria di collegamento del litorale ionico reggino e della Locride e croce della mobilità calabrese. La prima giornata si è svolta sabato 14 col presidio sul ponte Allaro all'altezza del semaforo. La seconda giornata questa mattina all'altezza dello svincolo di Locri. Sentiamo il commento di chi è intervenuto. Sono qui a ribadire ancora una volta da neosenatore del Movimento 5 Stelle che la viabilità in Calabria, in questa zona della Calabria, in particolare nella Locride, è un problema annoso che va risolto. Vedremo come e vedremo soprattutto nei tempi, in quali tempi dovrà essere risolto. La 106, la nuova 106 sono questioni che insomma in questi anni non sono mai state risolte nel modo in cui andavano risolte. Io credo che è importante il contributo di tutti, ora vedremo in che modo anche io da senatore calabrese della provincia di Reggio Calabria potrò dare il mio contributo, mi aspetto il contributo anche dei sindaci che di qualsiasi forza politica essa alla quale appartengono, insomma mi aspetto che i sindaci ci aiutino anche in questo percorso di buona politica per il bene di quest'area e per il bene della viabilità che continua a mietere vittime in questa zona e non solo, e continua a creare disagi gravissimi ai pendolari e a chi in questa zona ci lavora e percorre queste strade spesso maledette giorno dopo giorno. Il mio impegno è di cominciare a studiare questa questione assieme agli altri, con l'aiuto di tutti, anche sindaci che non sono della nostra forza politica e soprattutto con l'aiuto di chi conosce bene i problemi di questa zona. Mio impegno sarà quello di studiare tutto questo e di trovare le soluzioni migliori per i calabresi e per il benessere della Calabria e dei calabresi. Siamo qua oggi, un presidio democratico, il secondo presidio democratico per il diritto alla mobilità nella Locride. Oggi siamo ad Ardore per riportare l'attenzione su una questione: il prolungamento della variante agli abitati da Marina di Gioiosa ad Ardore, l'ultimo tratto, quello mancante tra Locri e Ardore. Chiediamo che non solo venga completato, ma con tutti i criteri dettati dalle normative europee, ma soprattutto che ci vengano fornite notizie più certe, un cronoprogramma certo, una verità da consegnare ai cittadini, perché per troppi anni è calato un silenzio inaccettabile su questa questione.
Oggi siamo qua in qualità di sindaci per rivendicare un diritto, per rivendicare una prospettiva diversa dal semplice isolamento a cui sembra essere condannata questa terra per la nostra gente e per le generazioni che vorranno. Siamo qui a manifestare per questo motivo, siamo qui a sottolineare che questo è un territorio che merita di più. Questo è un territorio isolato, un territorio caratterizzato dalla negazione del diritto, un territorio contrassegnato da insufficienze che non sono degne di un paese civile. Questa riunione di oggi con tutti i sindaci, le parti sociali, i cittadini è per avere un momento di chiarezza, perché su questa realizzazione del tratto tra Locri e Ardore non c'è stata mai chiarezza, né da parte dell'ANAS né da parte della Regione Calabria. Qualcuno dice che mancano i fondi, poi l'ANAS dice che i fondi ci sono, e allora vogliamo un momento di chiarezza in maniera che ci mettiamo l'anima in pace e sappiamo che da qui in avanti si dovrà aspettare per la realizzazione. Sappiamo che pochi giorni fa è stata approvata giustamente la delibera per realizzare il lotto che congiunge Catanzaro con Crotone. Capiamo che c'è un bacino d'utenza di 300.000 abitanti, quindi è più urgente realizzare questa, però su questo vorremmo un momento di chiarezza e di verità, perché l'ANAS ci ha detto nella riunione che ha fatto il Presidente del Comitato dei Sindaci a Roma che i fondi ci sono. Adesso bisogna che risponda alla Regione e che ci dica che cosa vuole fare. Noi non ci illudiamo di poter incassare là delle rassicurazioni immediate, però leggo in chiave positiva il fatto che abbiamo avviato un confronto che per quanto ci riguarda sarà rigido e determinato. Noi in quella sede abbiamo riscontrato che c'è una disponibilità finanziaria complessiva molto cospicua allocata in favore di ANAS per queste arterie, e quindi a prescindere dal provvedimento e dagli stanziamenti preesistenti ci batteremo perché questo completamento e accrescimento della viabilità sia a sud che a nord della Locride e vengano finanziati e realizzati. Oggi sono qui, rappresento la Regione e prendo in impegno di seguire la vicenda, perché è una vicenda ormai che si trascina da troppo tempo. È una questione giusta, è una questione che renderebbe meno isolata la Locride da un lato, perché in pratica velocizzerebbe i collegamenti sia per quanto riguarda l'avvicinamento alle grandi stazioni, quindi a Reggio Calabria o gli aeroporti, l'aeroporto di Reggio Calabria da un lato, dall'altro invece il Catanzaro, Lamezia. E inoltre c'è anche la questione che nei periodi di forte traffico, nei periodi estivi, nei periodi di feste, è impraticabile la tradizionale 106, quindi la variante e il prolungamento da un lato e dall'altro, cioè a nord anche di Caulonia, sono degli impegni che ha già previsti con la delibera CIPE del 22 dicembre 2017, però noi ci faremo parte diligente. Infatti ho già sentito l'assessore ai trasporti, l'assessore alle infrastrutture, quindi Musmanno, il quale si è adoperato già da subito per ascoltando, mettendosi in contatto con ANAS per fare un tavolo tecnico e per ascoltare appunto i tecnici per trovare la migliore soluzione, in quanto ci sono stati stanziati appunto con quella delibera di cui parlavo prima 40 milioni per lo svincolo da Gerace, lato Locri, e il prolungamento, un ammodernamento dal lato di Caulonia per altri 3 chilometri.
Un 28enne FP è morto dopo essere stato investito da un furgone per cause ancora in corso di accertamento lungo la statale 18. La vittima è deceduta sul colpo. Il conducente del mezzo commerciale si è fermato per prestare soccorso sul luogo dell'incidente. Anche i sanitari del servizio di emergenza 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Andiamo adesso all'operazione che ha permesso ieri di arrestare il colpo, l'assalto alla Cavò di Catanzaro. Nuovi dettagli emergono sulla vicenda. Vediamo. La sera della rapina, circa 20 soggetti, armati pesantemente, bloccavano le vie d'accesso alla zona industriale di Catanzaro, ove sito il cavò utilizzato come sbarramento autovetture e mezzi pesanti, tutti provento di furto, che incendiavano al fine di ostacolare un intervento delle forze di polizia, cospargendo anche le strade di chiodi. Il comando utilizzava inoltre sofisticate apparecchiature tipo jammer per inibire le conversazioni telefoniche e si impossessava del denaro, dopo essere riuscito a penetrare all'interno del cavò utilizzando un grosso escavatore munito di punta demolitrice per effettuare la spaccata. L'attività d'indagine, attraverso l'analisi di tabulati telefonici e delle relative celle, sviluppata a seguito del clamoroso episodio, consentiva di acquisire elementi tali da far desumere che all'interno del gruppo criminale autore della rapina vi fosse la presenza di soggetti provenienti dalla regione Puglia e più precisamente appartenenti ad un sodalizio organizzato cerignolano, dedito alla commissione di analoghi reati. Nel corso dell'attività nei confronti dei soggetti cerignolani assumeva rilevanza una perquisizione a carico di un uomo sospettato di far parte del comando degli assaltatori del cavò, a seguito della quale veniva rinvenuta la pistola con matricola brasa. Gli accertamenti della polizia scientifica permettevano infatti di verificare che la stessa era stata sottratta ad una guardia giurata nel corso di un'altra rapina. Inoltre, le attività investigative di intercettazione a carico dei soggetti pugliesi permettevano di ottenere elementi in ordine alla presenza di una parte del bottino presso l'abitazione di un soggetto contiguo al gruppo criminale indagato. La perquisizione, effettuata nell'ottobre del 2017, permetteva in effetti di rinvenire di una somma di denaro pari a 119.000 euro, in tale somma di una banconota riportante il contrassegno della Secure Transport, circostanza che avvalora la riconducibilità dell'intera somma di denaro alla rapina. Dopo gli ultimi risultati delle investigazioni, la Procura della Repubblica di Catanzaro ha emesso lo scorso dicembre un decreto di perquisizione con contestuale avviso di garanzia nei confronti di numerosi soggetti. Gli uomini arrestati sono 7: Cesare Ammirato, 70 anni, di Catanzaro, Massimiliano Tassone, 50 anni, di Pavia, Giovanni Passalacqua, 53 anni, di Catanzaro, Leonardo Passalacqua, 45 anni, di Catanzaro, Nino Urso, 42 anni, di Rossano, Dante Mannolo, 39 anni, di Cutro, Mario Mancino, 42 anni, di Cerignola. Una tripla truffa ai danni dell'INPS è stata scoperta dalla Guardia di Finanza nella Locride. Nei guai una pensionata benestante e i suoi due figli. Sentiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. Nell'ambito dell'attività istituzionale in materia di spesa pubblica, i finanzieri del gruppo di Locri hanno accertato, al termine dell'attività d'indagine, una truffa aggravata in danno dell'INPS, perpetrata da una cittadina italiana che ha ottenuto indebitalmente il riconoscimento di un grave handicap. Le investigazioni, supportate da numerosi riscontri, quali appostamenti e videoriprese, hanno consentito di disvelare l'effettiva autonomia della signora attenzionata, in grado di svolgere ogni normale attività della vita quotidiana, come percorrere tratti di strada, scale, salire e scendere dall'autovettura, nonché recarsi autonomamente alle urne in occasione delle ultime elezioni elettorali. La donna, non soddisfatta dell'invalidità riconosciutale dalla Commissione Invalidi Civili, ha effettuato un ricorso presso il Tribunale di Locri, ottenendo riconoscimento di uno status ancora più grave di invalidità. L'handicap riconosciuto le ha consentito, inoltre, alla figlia, medico presso un ASP calabrese, di beneficiare di giorni di permesso mensili retribuiti per assistere la madre falsa invalida, arrecando gravi disservizi alla struttura sanitaria di appartenenza. In particolare è stato accertato che le assenze del medico hanno interrotto in diverse occasioni un pubblico servizio con correlato grave documento ai pazienti che a causa della chiusura dell'ufficio non hanno potuto ricevere le prescritte cure. L'altro figlio, anche lui dipendente pubblico, ha potuto invece beneficiare indebitalmente di un trasferimento alla sede di lavoro più vicina alla propria residenza. Le indagini si sono concluse con il deferimento all'autorità giudiziaria della falsa invalida e dei figli per l'ipotesi di reato riguardante la truffa aggravata ai danni dell'ente previdenziale.
Ha segregato per 15 giorni una donna inglese conosciuta su Facebook e l'ha ripetutamente violentata insieme ad alcuni connazionali. A Rosarno è stato arrestato un cittadino della Burkina Faso. Una storia che non avremmo mai voluto sentire e che esaspera ancor di più il rapporto difficile che si vive tra immigrati presenti nella piana, in particolare a Rosarno, e la popolazione locale. Un immigrato originario del Burkina Faso è stato arrestato a Rosarno perché responsabile di gravissimi reati: violenza sessuale aggravata e continua, sequestro di persona, appropriazione indebita di ingenti somme di denaro ai danni di una donna inglese che, dopo averlo conosciuto in Germania, se ne era innamorato. Yallou Momudou, 37 anni, finito in manette ed è in carcere grazie alla celerità e alla tempestività con la quale hanno agito gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Gioia Tauro. L'arresto è stato eseguito nella notte fra martedì e mercoledì dopo una segnalazione alla sala operativa di Gioia dall'Interpol di Roma e dalla National Crime Agency britannica, secondo la quale una donna di nazionalità inglese di 39 anni era stata sequestrata e tenuta prigioniera in un appartamento di Rosarno. Da Gioia Tauro si erano subito mosse alcune pattuglie della sezione investigativa, mentre la donna, in contatto telefonico, dava una generica indicazione dell'appartamento nel quale era tenuta segregata e nel frattempo, proprio su input dei poliziotti italiani, era riuscita ad abbandonare l'appartamento al piano terra vicino alla stazione ferroviaria di Rosarno, e proprio nei pressi dello scalo ferroviario era stata localizzata dagli uomini in divisa che, avuta certezza della sua identità, hanno fatto irruzione in quella che era stata per diverse settimane la sua prigione, arrestando il cittadino del Burkina Faso. Nell'abitazione gli agenti di polizia hanno trovato altri due extracomunitari immigrati del Mali che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria e la cui posizione è adesso al vaglio della procura di Palmi. Di recente Momudou, per guai con la giustizia, aveva dovuto lasciare la Germania e aveva convinto la donna a seguirlo in Italia. Giunti a Rosarno, aveva però mutato atteggiamento, segregandola in casa, privandola del denaro e dei suoi effetti personali e costringendola a continui e violenti rapporti sessuali anche in presenza di altri, fino a prosciugarle il conto corrente con numerosi prelievi con la carta di credito. L'immigrato è stato portato nel carcere di Arghillà, Reggio Calabria, dove ieri il GIP di Palmi ha convalidato l'arresto. Ritorniamo sul processo Reale 6, perché sono stati tutti gli assolti gli imputati coinvolti nell'indagine dell'antimafia per il reato di scambio elettorale politico mafioso. Tra gli assolti anche l'ex sindaco di San Luca, Sebastiano Giorgi. Si è conclusa con l'assoluzione dei quattro imputati, il filone in ordinario del processo nato dall'operazione denominata Reale 6. Ieri pomeriggio i giudici del Tribunale di Locri, all'esito della Camera di Consiglio, hanno assolto tutti gli imputati dall'accusa a vario titolo in concorso tra loro del reato di scambio elettorale politico mafioso, con la formula perché il fatto non sussiste. Tra gli imputati assolti c'è Giuseppe Pelle, classe 60, detto Gambazza, difeso nel processo dagli avvocati Antonio Giampaolo e Luca Gianfaironi. Assolto anche Sebastiano Pelle, classe 71, assistito dagli avvocati Giuseppe Spataro e Roberta Milasi, e ancora Francesco Strangio, classe 54, difeso dagli avvocati Vincenzo Nobile e Luca Maio. Infine è stato assolto anche Sebastiano Giorgi, ex sindaco di San Luca, difeso dall'avvocato Rosario Scarfò. L'accusa aveva concluso la sua requisitoria con la richiesta di condanna per tutti gli imputati a una pena complessiva di 27 anni e 6 mesi di reclusione. Secondo l'accusa, in occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovamento del Consiglio regionale della Calabria per l'anno 2010, l'allora candidato con la lista Popolo della Libertà, Santi Zappalà, ex sindaco di Bagnara Calabra e successivamente eletto al Consiglio regionale, avrebbe ottenuto dall'articolazione dell''Ndrangheta operando in San Luca e comuni limitrofi la promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro. A sostegno della tesi accusatoria, la procura regina aveva richiamato l'attenzione dei giudici del Tribunale di Locri al contenuto di una serie di intercettazioni capitate in parte presso l'abitazione di Giuseppe Pella Bovalino, in parte all'interno della lavanderia Pegrini di Siderno, gestita dal boss Giuseppe Commisso, detto il Mastro, infine su alcune conversazioni registrate nell'autovettura dell'ex sindaco Giorgi.
Per quanto riguarda i dialoghi di Casapelle, il PM aveva definito il contenuto autoaccusatorio e ha distinto la figura del candidato politico dal candidato imprenditore. La sentenza del Tribunale di Locri, che ha riservato il termine di 90 giorni per il deposito delle motivazioni, potrebbe risultare rilevante per l'appello del Filone in abbreviato, la cui udienza è prevista il 16 maggio a Reggio Calabria, dopo la sentenza emessa dalla GUP distrettuale in primo grado e con la diminuente del rito ha registrato la condanna a 4 anni e 3 mesi per l'ex consigliere regionale Santi Zappalà e le condanne per gli imputati Vincenzo Pesce, classe 50, e Domenico Arena, 5 anni ciascuno, nonché per Giuseppe Antonio Mesiani Mazzacuva e Antonio Pelle, classe 86, entrambi a 4 anni di reclusione. Linea Aperta, ieri in onda sul nostro canale, ha presentato ai suoi telespettatori Maria Teresa Fragomeni, il nuovo assessore regionale con delega al bilancio, alla programmazione economico-finanziaria e alle politiche del personale. Un'intervista a 360 gradi sul futuro della regione e sugli imminenti impegni della nuova giunta. Vediamone uno stralcio. Anticipo un po' quello che saranno sarà la mia mossa, ma credo che il ruolo del consigliere comunale è un ruolo di grande importanza. Ci vuole senso di responsabilità, ci vuole attenzione, ci vuole studio, ci vuole una presenza costante. Purtroppo io queste cose, diciamo, adesso più che altro dalla presenza fisica non posso garantirle, non posso garantirle quindi al mio gruppo, e allora credo sia opportuno, fermo restando che non c'è alcun tipo di incompatibilità con la sua scelta, non obbligata, una scelta, diciamo. No, è una scelta proprio per il rispetto del ruolo e rispetto, diciamo, del ruolo del consigliere comunale. È giusto quindi che io mi faccia da parte, sia per questo motivo, sia perché poi, diciamo, diventerebbe un po' antipatico, diciamo, fare opposizione ad un sindaco che poi in regione dovrei ascoltare, e quindi diventerebbe, insomma, un po' antipatico, perché il mio è un ruolo tecnico, l'hai anticipato, è un ruolo tecnico, pertanto sono a disposizione e ascolterò tutti gli amministratori, i sindaci di qualsiasi estrazione politica. Pertanto ovviamente, insomma, anche il sindaco della mia città. Quindi presenziare, diciamo, fare opposizione all'assessore al bilancio, poi assessore al bilancio alla regione. Non è sarebbe, carino. Sarebbe sì, sarebbe un po', fermo restando, ripeto, che la motivazione principale è il fatto del senso di responsabilità che mi porta, diciamo, a mettermi da parte, proprio perché non potrei svolgere al meglio e col tempo necessario e dedicare il tempo necessario che questo ruolo, di cui questo ruolo ha bisogno. La questione per quanto riguarda il lungomare, so che Oliveri era venuto qualche mese fa, nemmeno forse, sì. Poi c'è stata, diciamo, chi diceva no, c'è solo un piccolo, un ristretto luogo, diciamo, zona dove i lavori stavano per essere assolutamente realizzati. Assolutamente non è così. Anche perché siamo in vicinanza della stagione estiva. Il Presidente ci ha tenuto personalmente a venire a controllare, a fare un sopralluogo per l'inizio, diciamo, di questi lavori. La ditta che ha vinto l'appalto è una ditta riconosciuta, diciamo, serissima, ha fatto i lavori della 106 e ha preso l'impegno formalmente davanti sia al sindaco che davanti al presidente, appunto, della regione, che avrebbe terminato i lavori addirittura con qualche mese di anticipo. Quindi significa che proprio alle porte della stagione estiva noi dovremmo avere il lungomare completato, e sarà comunque tutto quanto il lungomare, non un pezzo, così come aveva cercato di dire diciamo qualcuno, non riconoscendo il lavoro della regione. Perché quindi possiamo dire che la stagione estiva Siderno la farà con un lungomare? Diciamo che presumibilmente sì. Non ci dovrebbero essere problemi, e quindi il lungomare verrà restituito nelle condizioni in cui era ai sidernesi. Siamo a metà telegiornale, ci fermiamo per pochi istanti di pubblicità. Bentrovati a questa seconda parte della TG News. Continua a tenere banco e a far discutere la vicenda legata ai rimborsi facili alla regione Calabria, questa volta ad intervenire l'ex governatore calabrese Agazio Loiero.
Tiene banco il caso dei presunti rimborsi facili alla Regione, ricevuto così come altri consiglieri un invito a dedurre alla Procura regionale della Corte dei Conti. Agazzolo Iero ha deciso di dire la sua in relazione alle accuse. In attesa degli sviluppi dell'indagine, l'ex governatore si dice convinto che le notizie riportate per la terza o quarta volta dai giornali in questi ultimi giorni su di lui danno un'immagine che non corrisponde affatto al rigore avuto durante la permanenza alla Regione, sia quando è stato presidente, sia quando ha fatto il capogruppo di Autonomia e il Diritto. All'ex governatore calabrese Agazzolo Iero, nello specifico, viene contestato un presunto danno erariale legato fra l'altro al rimborso coi fondi a disposizione dei gruppi consigliari delle spese per l'acquisto tra il 2010 e il 2012 di decine di libri, alcuni dei quali, secondo l'accusa, funzionali al soddisfacimento di generiche esigenze culturali senza evidente nesso funzionale con l'attività istituzionale. Ecco la replica dell'ex governatore calabrese Loiero che afferma: ricordo che nell'esercizio del 2012 ho chiuso il bilancio con un avanzo di 74.501,62 euro restituiti alla cassa del Consiglio regionale. Ricordo che nel 2013, anno di entrata in vigore della norma che sottoponeva al controllo dei giudici contabili i conti dei gruppi, sono stato l'unico difeso dall'avvocato Alfredo Gualtieri, cui la Corte dei Conti, con tanto di sentenza delle sezioni riunite a Roma, ha riconosciuto la piena regolarità delle spese sostenute con i fondi messi a disposizione del gruppo. Anche nel 2014 hanno avuto il timbro della piena regolarità. Non so a quanti altri gruppi sia capitata una cosa del genere. Ricordo infine che nel corso dell'inchiesta ho inviato agli inquirenti il dettaglio della mia personale carta di credito, in cui si dimostrava che nello stesso periodo, preso in esame dagli inquirenti, avevo speso in libri, in pranzi e in viaggi, le voci incriminate, una cifra più che doppia di quella spesa per motivi attinenti al compito istituzionale del consigliere regionale. Si tenga conto che nel frattempo ero diventato monogruppo. Agazzolo Iero scende poi nel particolare dei libri contestati, nello specifico un testo sul gioco del burraco. Per quanto riguarda il libro sul burraco, confesso con un dispiacere che di volta in volta diventa più acuto che si è trattato di un mero errore scambio della carta di credito, visto che io sono dal 1987 cliente del Banco di Napoli, lo stesso istituto di credito dove venivano depositate le risorse del Consiglio destinate al gruppo. Il costo del libro, continua l'ex presidente della Regione Calabria, era 5 euro. Credo che non ci sia una sola persona tra quelle che mi conoscono in Calabria che possa immaginarmi capace di addossare al Consiglio una spesa personale. E non mi riferisco solo alla cifra non alta, 5 euro, ma in assoluto, giustificazioni che certamente l'ex governatore avrà modo di inserire nelle deduzioni da trasmettere alla Corte dei Conti, alla quale spetterà poi la decisione finale in merito all'eventuale citazione che avvierebbe il procedimento. Un uomo, Domenico De Franco, di 59 anni, incensurato, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. De Franco è accusato di aver sparato il 17 aprile scorso a un colpo di fucile contro un 82enne mentre l'anziano stava lavorando nel proprio terreno. La vittima, raggiunta alla spalla, è stata soccorsa e portata all'ospedale di Lago Negro. L'arresto del 59enne è stato fatto al termine di un'indagine svolta dai carabinieri. Ignoto ancora il movente alla base dell'episodio. Andiamo adesso alla viabilità nella piana di Gioia Tauro, perché è stato siglato un importante accordo che riguarda l'illuminazione dell'arteria di collegamento Cittanova-Taurianova. L'illuminazione della SP1 nel tratto che collega Cittanova e Taurianova era stata inaugurata in pompa magna nel maggio del 2015, un'arteria molto trafficata e al centro dell'attenzione da molto tempo, perché negli anni si sono verificati e continuano a verificarsi molti incidenti con i cosiddetti bovini vaganti o vacche sacre. Un problema di sicurezza che nelle ore notturne diventa ancora più stringente. Ma dopo qualche mese dall'inaugurazione, un guasto lungo la linea ha spento ogni
ogni speranza, mai ripristinata per il solito rimbalzo delle competenze tra il comune di Cittanova, quello di Taurianova e la provincia di Reggio Calabria, ora città metropolitana. Non si capiva di chi era la gestione e la manutenzione dell'impianto, che era costato circa 300.000 euro ed è rimasto inattivo per quasi 3 anni. Ora pare che qualcosa si muova nel verso giusto. Infatti, il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ha sottoscritto un documento con i sindaci di Cittanova e Taurianova, rispettivamente Francesco Cosentino e Fabio Scionti, con la finalità di migliorare gli standard di sicurezza del tratto di strada che collega i due centri della piana, attraverso il ripristino dell'impianto di illuminazione presente lungo la strada. Un intervento importantissimo in tema di sicurezza che riguarderà tutta la linea e che l'ente di Palazzo Alvaro si impegna a realizzare e la cui manutenzione sarà poi affidata direttamente ai due comuni. Apponendo questa firma, sono le parole del sindaco Falcomatà, compiamo un altro passo in direzione dell'obiettivo rivolto al potenziamento delle infrastrutture viarie e del miglioramento della sicurezza stradale. Il tutto, continua ancora il sindaco, si inserisce in un più ampio progetto di sviluppo strategico del territorio metropolitano, che passa attraverso una pianificazione integrata per dar vita alle reti di collegamento indispensabili per una concreta e reale integrazione territoriale. La vastità dell'ambito metropolitano, con le variegate realtà che lo compongono, suggerisce, fanno sapere dalla città metropolitana, uno stretto raccordo fra i primi cittadini del comune e il sindaco metropolitano. E dopo mesi di lavoro si è riunito e si è proceduto alla costituzione legale dell'Associazione dei Commercianti Sidernesi. C'eravamo anche noi. Ennesimo appuntamento, più operativo e di confronto, fissato per lo scorso giovedì presso la sala del Consiglio Comunale di Siderno. 11° di un ciclo di incontri, durante il quale è stato comunicato il nuovo assetto organizzativo ed è stato proposto il programma biennale dell'Associazione dei Commercianti Sidernesi. L'associazione si è costituita per 2 ordini di motivi. Il primo, capire insieme e individuare le priorità e le esigenze di ogni zona, per fare in modo di creare una rete forte affinché i commercianti di Siderno possano superare il forte momento di difficoltà che si vive in questo periodo. Secondo, avere un'associazione forte che possa discutere con il comune tutta una serie di questioni per incentivare la categoria, dalla programmazione di eventi ai servizi per i cittadini e i turisti, dalla valorizzazione delle periferie alla riqualificazione, alla sicurezza. L'associazione ha lo scopo di raggruppare le attività commerciali e liberi professionisti della nostra cittadina e favorire lo scambio di esperienze e conoscenze tra i suoi componenti. Creare una nuova compagine omogenea, favorire lo sviluppo delle singole attività economiche attraverso la progettazione di piani di azione comune, quindi significa di tutti insieme facciamo una cosa così riusciamo ad ottenere migliori risultati. Strategie di marketing, curare l'immagine e valorizzare le attività aderenti, organizzare le campagne promozionali e soprattutto tutelare i diritti e gli interessi dei soci e delle loro attività e di avere una unica voce nel rapporto con le istituzioni nel riuscire a portare avanti le esigenze di tutti i commercianti sidernesi. Diciamo come la burocrazia vuole, abbiamo dovuto eleggere gli organi sociali. Ci sentiamo tutti allo stesso livello però e tutti collaboriamo per lo stesso scopo, in egual misura. Per il consiglio direttivo, il consiglio direttivo è composto quindi dai soci fondatori che per il primo biennio avranno l'onere di traghettare ed avviare l'associazione. Dopo tale termine i soci iscritti potranno esprimere le loro preferenze per ricostruire gli organi sociali. Quindi che significa? Significa che noi soci fondatori, quelli che ci siamo visti da novembre, che abbiamo creduto in questa iniziativa, siamo andati dal notaio e ci siamo costituiti. Quindi abbiamo eletto gli organi sociali, abbiamo fatto un programma e abbiamo un biennio di governabilità, si dice così, che tutti insieme a voi, dopo il biennio ci mettiamo in gioco e ricostruiamo le cariche sociali. Nello specifico io mi sono inserita in questa riunione insieme all'ingegnere Fazzari
perché non so se qualcuno di voi già l'ha sentito, stiamo per intanto sta per scadere il contratto con Locride Ambiente per la raccolta differenziata porta a porta. Il 28 maggio scadrà questo contratto, quindi noi dobbiamo presentare un nuovo capitolato d'appalto alla SUAP e si dovrà andare di nuovo a gara. Questo ci consentirà di porre dei correttivi laddove le cose ci sembra che non vadano proprio bene, quindi il fatto di dover riproporre un nuovo capitolato ci consente di perfezionare il servizio. E allora è ovvio che primi fra tutti dovete essere voi commercianti a dirci quali sono le vostre esigenze rispetto alla raccolta differenziata, che cosa, dove volete che si intervenga, dove pensate che il servizio in questi due anni è stato deficitario e soprattutto come dobbiamo lavorare assieme per migliorare e arrivare a percentuali di raccolta differenziata molto alte. Vi faccio un inciso, rispetto al passato ci sono delle novità. Intanto abbiamo approvato come Consiglio Comunale il regolamento dei rifiuti e quindi questo ci consentirà di partire con le sanzioni, per cui adesso il controllo del territorio sarà, partirà con una maggiore attenzione. Abbiamo le guardie zoofile ambientali che ci daranno una mano anche in questo, per cui saremo molto molto più attenti di prima alla raccolta differenziata, quindi chi non differenzia deve iniziare a stare un po' attento. Le strutture che già ci sono dobbiamo trovare un sistema assieme per ovviare al problema, ma per quelle che saranno di nuova realizzazione tanto gli appartamenti, tanto le case private quanto gli esercizi pubblici dovranno avere al proprio interno lo spazio per accogliere questi bidoni. Andiamo a Stilo perché la Pro Loco ha un nuovo presidente. Sentiamo chi è dal servizio di Ugo Franco. Siamo a Stilo con il neo presidente della Pro Loco, presidente della Pro Loco che è da poco che è stato eletto, però ha già le idee chiare su quello che deve portare avanti per la città di Tommaso Campanella. Veramente come base principale sarà la possibilità di fare arrivare altra gente a Stilo, ma il mio sogno lo è sempre stato e lo sarà quello di tutta la vallata, cioè di riuscire a portare gente da fuori. Perché? Perché il turismo, oltre all'orgoglio della bellezza, e anche economia. E allora il punto secondo me che una Pro Loco si deve avere, il punto che deve avere come primo è proprio quello di avvicinare il più possibile la gente nella zona. Sembra che il paese sia ben disponibile, sembra che la vallata sia ben disponibile e questo mi fa piacere, perché parlando con tutti, c'era ieri sera proprio, ho parlato con un ragazzo di Bivongi che fa trekking, il quale era entusiasta di poter entrare in un meccanismo possibilmente nazionale per lanciare almeno questo settore, che sono dei settori piccoli ma per noi sono validi, visto che il grosso del turismo da noi ancora purtroppo non è arrivato. Ma ricordiamo che Mimmo proviene dalla fotografia, quindi un amante della fotografia, e chi guarda con gli occhi di un fotografo vede le cose in modo diverso e le propone in modo diverso. La fotografia è stato il mio primo amore nel senso pieno della parola, perché mi ha dato molta soddisfazione, ma in questo caso oltre all'immagine non lo so se riusciremo a interessare alcuni appassionati, ma i piccoli settori che dicevo poc'anzi sono quelli che noi dovremmo sfruttare di più, ad esempio gli appassionati di mountain bike, gli appassionati di scalate, gli appassionati di biciclette, il parapendio. Oggi effettivamente c'erano o due o tre persone che stanno giocando e lavorando con il parapendio, e pertanto direi che
le probabilità di avere un piccolo successo ci sono. Da quanto ho capito, i commercianti, coloro i quali sono proprietari di B&B, gli albergatori, i fittacamere, perché questo dovrebbe essere poi il nostro punto di forza per attirare costantemente sempre di più persone. Possiamo essere uniti tutti quanti in modo tale che qualcosa di concreto si faccia. Ed è stato proprio Mario a suggerire un'idea che per me è ottimale. Beh, l'idea mia era quella di riunire tutte e tre le prolocche della Vallata dello Stilaro e insieme poi ognuno per quanto riguarda il proprio paese fare un confronto con le attività produttive in modo tale da creare uno spot pubblicitario di tutti e tre i paesi insieme, cioè portare gente nella vallata. Questo significa che quando c'è gente tutti quanti possiamo lavorare. Se siamo insieme con piccole somme possiamo fare veramente qualcosa di buono per la Vallata dello Stilaro. Noi partendo dal mare abbiamo una serie di monumenti che sono veramente ottimali. C'è l'antica città di Kaulon, c'è la città castello di Monasterace Superiore, c'è il fiume che ha le sue bellezze e quindi appassionati naturalistici con le cascate del Mar Marico. Abbiamo poi il settore religioso che fa riferimento praticamente ai secoli già passati, al X secolo. Poi c'è Pazzano con le grotte e in modo particolare la grotta di Montestello. Poi non ne parliamo di ciò che è venuto fuori ora a Stilo con il battistello, il Antonio di Salvo con la Madonna del Borgo, l'altare che è stato inaugurato proprio pochi giorni fa e tutto il resto che penso, immagino che la gente conosca. Però noi dobbiamo essere così uniti per far conoscere tutto ciò che io ho accennato in modo tale che un turista che arriva in questa zona possa avere la soddisfazione di conoscere sia la storia, sia il piacere di mangiare, sia il piacere di dormire. Si è concluso il ciclo di incontri sulla fisica e sulla meccanica quantistica a Rocella Ionica, un incontro organizzato in collaborazione con l'Associazione Culturale Scolè. L'incontro di oggi è per quest'anno scolastico l'ultimo incontro pubblico di fisica organizzato con l'Associazione Scolè. E la risposta del pubblico e dei ragazzi del nostro istituto che hanno di volta in volta partecipato agli incontri è stata molto positiva, soprattutto per il costruttivo coinvolgimento dei partecipanti. Ritengo che il percorso effettuato è stato estremamente positivo e appagante, per cui ben venga questa progettualità volta a diffondere non soltanto nel nostro istituto ma anche nel territorio la cultura del sapere. Ci sono stati già due incontri, questo è il terzo, tutti organizzati dall'Associazione Culturale Scolè insieme con l'Istituto Mazzone di Rocella. E abbiamo avuto nomi di eccellenza della fisica italiana, Isidoro Ferrante dell'Università di Pisa che ci ha parlato di fisica e musica, Giancarlo Cella dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che ci ha illustrato la scoperta del secolo, cioè quella relativa alle onde gravitazionali, lui che l'ha vissuta in prima persona in quanto coordinatore del progetto Virgo, che ha dato un contributo preziosissimo al conseguimento di questa scoperta che poi, come già si sa, valse il premio Nobel per la fisica. Questa sera nell'Aula Magna del Liceo Scientifico di Rocella abbiamo Bartolome Alles Salom, che è un altro fisico scienziato dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Pisa, che ci parlerà di meccanica quantistica. Questi incontri hanno avuto un grande successo, c'è stata una grandissima partecipazione, abbiamo risposto a un'esigenza vera che ci è venuta, che è sorta tra gli studenti e tra i docenti di fisica delle scuole in cui ormai da anni Scolè opera
con i seminari di filosofia. Da quest'anno abbiamo aperto questo nuovo varco, introducendoci in questo terreno scientifico che vogliamo portare a regime nei prossimi anni, continuando sia con i seminari didattici nelle scuole, sia con gli incontri pubblici aperti a una platea molto ampia, eterogenea, come nello stile di Scolè. Beh, il motivo è che qui avete una associazione culturale che si muove, che fa molte cose e ci ha scovato a Pisa, a me e altri colleghi, e quindi ci hanno chiesto e noi abbiamo accettato molto volentieri, e dopo essere qui siamo anche molto contenti di aver accettato per spiegare al pubblico e anche alle scuole alcune cose di scienza che normalmente vengono ritenute molto elevate, onde gravitazionali, relatività, meccanica quantistica, e vabbè, quindi siamo venuti per questo, per spiegare a un livello che i ragazzi o che le persone comuni possano capire. La meccanica quantistica è nata nel momento in cui si è voluto capire come sono fatti gli atomi. Lì è stato il momento necessario che si è capito che la meccanica vecchia, la meccanica classica, non funzionava. E dopo diversi anni, anzi decenni, di un duro lavoro di gente che sono nomi importanti, Heisenberg, Schrödinger, Planck, più ne hai e più ne metti, si è arrivata a capire quali sono i nuovi paradigmi che devono essere utilizzati per poter fare fisica. Questi paradigmi sono, diciamo, radunati in questo nome, meccanica quantistica. E quello che sono venuto qui a fare è un po' spiegare come si è arrivato a questo e spiegare un po' tutti questi paradigmi. E l'agricoltura biologica ha tenuto banco in un laboratorio delle arti e delle lettere alle Muse di Reggio Calabria. Parleremo dunque qui alle Muse di biologia, di cambiamenti, di ciò che è la scienza o a volte anche la non scienza, la filosofia, il mito, cercano di analizzare portando avanti quel senso quasi di caducità della vita stessa. E d'altra parte il quadro che oggi utilizziamo come metafora per questo incontro è proprio il Narciso di Caravaggio, come doppia specularità di un medesimo aspetto di vita. Oggi parliamo di un tema molto importante che è quello del biologico, un tema che sta interessando parecchie persone e soprattutto le sta sensibilizzando a un tema di ormai cultura generale e soprattutto di rispetto di noi stessi e dell'ambiente che ci circonda. Noi ne parliamo applicato proprio a quello che è il mondo della cosmesi. Mi occuperò dell'aspetto legato all'agricoltura biologica e agli alimenti che provengono da agricoltura biologica. Alimenti che non comprendono solamente il comparto, ad esempio, ortofrutticolo o il comparto vegetale, ma che fortunatamente si sono allargati anche verso quello zootecnico e quello della panificazione. L'agricoltura biologica fortunatamente nel nostro paese, in Italia, sta registrando delle cifre a doppio zero, quindi un interessante aumento delle produzioni e dei consumi. Anche la Calabria non è da meno, attestandosi al terzo posto dopo la Sicilia e la Puglia per estensione di ettari coltivati a biologico ed anche per i consumi. Quindi una doppia positività, da un lato per l'organismo, perché nutrendosi di cibi biologici non si apportano le sostanze nocive che derivano ad esempio dall'agricoltura industriale, dall'agricoltura convenzionale, e dall'altra parte un beneficio ne ha anche l'ambiente, perché le tecniche dell'agricoltura biologica prevedono delle procedure tali da rispettare appunto l'ambiente, i cicli vegetali soprattutto e la stagionalità delle produzioni. La bellezza della natura è la caratteristica precipua che porta, diciamo, ad un collegamento tra la natura e la bellezza, in quanto tutte e due sono armonia. E poiché il cosmo è nato dal caos e si è costituito come qualcosa di unitario, la bellezza permette, grazie alla sua armonia, di cogliere l'origine dell'universo stesso. E poi un altro
punto fondamentale che vorrei cogliere, di cui vorrei parlare, è proprio il rapporto tra la bellezza e il bene, tra l'estetica e l'etica, e domandare a chi mi ascolta e a me stessa se questo rapporto nella società di oggi, nel mondo in cui viviamo, si può ancora cogliere come invece c'era nella società classica antica. Mercoledì 25 aprile alle ore 16 presso Brancaleone Superiore al Parco Archeologico si terrà una manifestazione in ricordo del genocidio del popolo armeno del 1915. Ancora mercoledì 25 a Gioiosa Ionica a Torre Galea sarà organizzato un evento culturale di Organizzamundi. Lunedì alle ore 12 a Gerace al Museo Civico ci sarà la presentazione del premio Città di Gerace e poi venerdì 27 alle ore 18 a Palazzo Maduri di Gioiosa Ionica sarà presentato il libro di Giovanni Pittari e Carmine Lagarà, Storia di Gioiosa Ionica e del suo castello. Infine sabato 28 alle ore 17:30 presso l'ex ospedale di Siderno sarà inaugurato uno sportello dell'associazione Angela Serra. Andiamo adesso in rassegna stampa. Riveniamo la linea dallo studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi. Vediamo l'apertura che riserva subito Gazzetta del Sud, l'edizione di Reggio in apertura, presa la banda degli 8 milioni, luce a Catanzaro sulla rapina da record alla Sicon Transport, con una ruspa venne sfondato il cavò. Fermi in Calabria e Puglia, parte del bottino distribuita fra lendrine. Il delitto congiusto a tenere banco nel taglio alto, delitto congiusto senza colpevole. La Cassazione annulla la condanna all'ergastolo di Tommaso Costa. Vedete qui Gianluca Congiusto, giovane commerciante, assassinato, ricordiamo, il 24 maggio a Siderno del 2005. Cittanova, dalla Piana sotto chiave il tesoro di Giovinazzo, sequestrato pure un albergo. Ci occupiamo subito di Spalla, con la giudiziaria ancora a dominare, Monegate, nuove accuse a Cosentino, spuntano altri indagati, Reggio Gallico Gambarie sotto i riflettori di procura e prefettura. E poi San Luca, Reale 6 scagionati Gambazza e l'ex sindaco Giorgi. Locride, una falsa invalida e la truffa è tripla. Non ci sono altre notizie importanti. Adesso situazione meteo per quanto riguarda questo weekend. Uno sguardo alle previsioni del meteo. Sarà un weekend all'insegna del bel tempo in tutta la Calabria, con temperature che aumenteranno gradualmente, arriveranno fino ai 25 gradi, non sono previste dunque annuvolamenti e soprattutto piogge, dunque ci sarà il sereno sia sulla fascia ionica che in quella tirrenica. Grazie per il gentilissimo ascolto. Per questa edizione è tutto, grazie per l'ascolto, riepilogo. La protesta dei sindaci della Locride si è spostata stamane nel comune di Ardore, un presidio democratico dei cittadini e degli amministratori del comprensorio contro il ritardo nell'esecuzione dei lavori del tratto della nuova statale 106 che partendo da Locride dovrebbe arrivare ad Ardore. Tripla truffa ai danni dell'INPS nella Locride, scoperta una catena di illeciti dalla Guardia di Finanza, nei guai una pensionata benestante e i suoi due figli. Reale 6, tutti assolti gli imputati del processo scaturito dall'indagine dell'antimafia per il reato di scambio elettorale politico-mafioso. Tra gli imputati anche l'ex sindaco di San Luca, Sebastiano Giorgi. Ha segregato una donna inglese conosciuta su Facebook e l'ha ripetutamente violentata insieme ad alcuni connazionali, arrestato a Rosarno dalla polizia un cittadino del Burkina Faso. Linea Aperta ha presentato ieri ai suoi telespettatori Maria Teresa Fragomeni, il nuovo assessore regionale con delega al bilancio, alla programmazione economico-finanziaria e alle politiche del personale. Una intervista a 360 gradi sul futuro della regione e sugli imminenti impegni della nuova giunta Oliverio.
è stato lo scienziato di origine spagnola Salom, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, a chiudere il programma degli incontri pubblici di fisica organizzati dall'Associazione Culturale Scolè in collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore Pietro Mazzone di Roccella Ionica.